casse, quante buste, minchia boh, con le paste nelle tasche, figa boh, oh, una gialla che sembra un bazooka. Allora, ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video dal canale dei Guantanamo Guys. Questo è il terzo episodio di Skyrim Dragonborn. Allora, come vedete, siamo con Freya sempre, no? Dovevamo accompagnarla al villaggio di Skull. Ce l'ho accompagnata, non ve l'ho fatto vedere perché stava vicino e poi, se no, era solo una rottura dei coglioni per voi. E oggi andremo a iniziare, insomma, questa missione, il destino degli Skull. Quindi, ora Freya sta parlando con sti frocetti qua che stanno a fare sta magia qua, mi mettiamo in mezzo. Ok, parliamo con Freya. Mi ha confermato che è mia. Ok, combatti bene per essere uno sciamano. Chi ti ha addestrato? Scaffi gigante. Abbiamo cosa da dire, ma non ci interessa, quindi saltiamo. Era una bambina, era un grande uomo. Dov'è tua madre? Una tremenda buffa. Devi capire, tra lupi. Allora, perché stare qui? Vabbè, prima o poi la morte arriva per tutti, dai, su. Tiriamola un po' per culo. La vita non c'è. Vabbè, probabilmente non gli frega un cazzo. Quindi se ti sbrighi e fai qualcosa mi faresti un piacere. Dopo tutto questo tempo. Su, dai, che devi fare? Per favore. Racconta a Storm cosa è successo. Ok, ce l'ha fatta. Parla con uno di sti sciavani del cazzo. Ok, parliamo con lui. Hai visto Mirak? Davvero? Come? Vabbè, ha trovato il libro. Le leggende narrano di quel luogo. Il tempio fu teatro di indicibili battaglie. Draghi furiosi che bruciarono tanto. Si narra anche di cose ben peggiori che i draghi seppellirono al suo. Vabbè, sta di un sacco di cazzate questo. Qua dico metti un sacco di cazzate. Vabbè, noi, io sono il sangue di drago. Ora forse esiste un legame tra te e lui. Le leggende affermano che anche lui è un sangue di drago. Vabbè, so, stiamo a dire cose ovvie, ci stiamo scambiando. Cose che anche chi non gioca lo capisce. Dirigerti all'osservatorio, potresti riuscire a eliminare il gioco che costringe. Ok, ora approfondisci la parola del potere, ok. Cosa intendi? Ok. Teniamo in teste cazzate tanto per non perdere niente. Vabbè, che cosa sai sentire che non ci importa. Ah ragazzi, per trovare questa parola vediamo la mappa. Dove cazzo sta? Dobbiamo andare a ammazzare un draghetto, insomma, dai. Qui ci facciamo la nostra camminata. Tanto è vicino. Sì, è vicino. Non serve manco prendere il cavallo figo. Facciamo la nostra camminata con il nostro personaggio figo. Zompetta. Cos'è più figo? Boh. Vabbè, facciamogli ricarica il vigore. Su, corri pezzo di merda, dai. Sei pagato per questo. Ok, qua vedo una salitina, qua magari il cavallo non mi dispiacerebbe. Che cazzo è? Oh? Che cazzo sei, handicappato? Avverti quando attacchi, handicappato. Tacci tu, pianta di merda. Devo buttare il culo con l'arco. Boom. Che hai fatto? Mortacci tua, mi stai ammazzando. Ma io devo buttare culo. E vabbè, tu porchetti. Non si imbroglia, Skyrim. Porchettone. Questo che cazzo è? Ci sta qualcun altro, vedi? Ah, qualche pezzo di merda qua, che? Ma che cazzo è? Ah, sei un tipo... un porchettato, vabbè, ci ha pensato Serena qua, Serana, come cazzo si chiama, vabbè. Procediamo. No, questo è un bucio del merda, dove cazzo sto andando?
Ecco, siamo quasi arrivati, questa sarà la cima quasi sicuramente. Cioè, ancora no, però ci avviciniamo. Ma qua c'è una grotta, ma dove cazzo sto andando? Vabbè, prima provo la grotta. Ah, però pure il draghetto dovrebbe stare qua. Eccolo. Aspettate, raga, che metto la balestra, perché l'archetto quello là mi fa cagare il cazzo. Dove cazzo l'ho messo? Ecco. Ci buttiamo per terra e non ci facciamo vedere. Intanto un ragazzino è online, perfetto. Dove cazzo stai? Ci fate vedere. Stai in aria. Eccote qua. Dove sei? Dove sei? Pezzo di merda. Così mi vedo. Oh, ma dove cazzo stavo? Mo' è sparito. Eccoli. Ma vai, combatti. Vabbè, fammi così, va. Io non metto in culo di pezza. Mi devo dare in culo la parola del potere direttamente. Ecco qua, porchettoso al massimo. Ma che bella parola, grazie. Mo fa musica. C'è pure un bauletto sicuramente, ma certo. Fammi vedere cosa ci ho trovato dentro. Caramelle, caramelle e caramelle. Grazie per le caramelle. Molto utile. Questo che cazzo è? Ma tu che cazzo c'entri qua? Cazzi tuoi. Com'è volato! Vediamo se lo becco. Dovrebbe essere morto, sì. La caduta si è sentita. Vabbè, raga, senza starci a soffermare troppo qua, che adesso non c'ha alcun senso. Abbiamo trovato l'osservatorio. Adesso io direi di buttarci alla cazzo e di fuggire come al solito. Quindi ci vediamo, pezzi di merda, è stato un piacere. Cioè, però c'ho moglie a casa, quindi. Cosa fa? Corriamo come i porci. Guarda quanti erano, mortacci vostro, ciao. Ma tu che cazzo sei? Orso bruno. No, Winnie the Pooh è buono. Porco Dio, quanto è forte. Sopprimiamo. Ok. I nemici qua sono finiti. Ce ne sta ancora uno in lontananza, ma qua cerchiamo di non morire. Tu chi sei? Mortacci tua, ma mi volevi. Che cazzo stai a fare? Ma che cazzo? Ma qua la gente si fuma qualcosa, boh. Mi cappato, ma che te butti in aria? Ah, mi prelevo pure il sangue, grazie tante. Diario di un folle. Non ce lo prendiamo. L'apprendista, non so, basso. Vabbè, sei un handicappato, guarda. Mi dispiace solo che te sei ucciso da solo. Allora, dobbiamo ritornare a cazzata varia, vabbè.
Ce la facciamo a piedi, va? Almeno parliamo un pochetto pure. Allora, raga, questa era la terza puntata. No, non è finita la puntata. Adesso tanto a cercare cose da lì. E niente, sono caricato anche Minecraft. Mo' stacca. Farò anche altre puntate, molto probabilmente. O poi farò tre mappe nuove di Black Ops 2. Oddio, la corrente. Salvo. Poi farò altre puntate di Black Ops 2. Poi sono i frocetti. Ok, siamo su pietra dei venti. Penso che ora dobbiamo attaccare questa colonnetta qua. E infatti è così. Ora vi faccio sentire. Ma che cavolo sto a fare? Forse è questa la colonna giusta. Ah, forse sto a fare il cazzone, devo parlare con questo tizio qua. Ma che sto a fare? Ah, forse gli devo urlare addosso con l'urletto nuovo. Mo' mi sta venendo in mente, raga. Alla magia. No. Urli. Anime lacerato, che deve essere questa. Aspetto del drago, vabbè, questa già l'abbiamo. Anima lacerata. Qui. Aspettate raga, guardo sulla mappa. Usa l'urgo piega volontà sulla pietra dei venti. Ah, ma piega volontà. Urli. Eccola qua. Bella per me. Oh, come si mette a tremare il terreno? Moriremo tutti. Che cazzo? Questo qui è un mostro allucinante. Ma che nome del merda quello? Cacci tuo. Fare un pezzo del merda è uscito proprio in modo qui. Vabbè dai, sei una sega, mi dispiace. Con tutte le seghe devi morire. Ok, vediamo che c'hai, tanto per Big Money. Questa ce la pigliamo perché fa comodo. Questo lo lasciamo qua. Ora dobbiamo viaggiare veloce, spero. Sì, e ora ce ne viaggiamo verso Scala. Faccio del corvo, insediamento principale di Solstheim. Controllo della casata. Come cazzo si legge? Redoran. La più potente tra le grandi casate di Morrowind. Vabbè dai, sto DLC sembra figo. Ma che cacchio, mi si è buggato. Cosa st'arma? Ok. Mettiamo nella casetta di Ciccio Porchetto. Capanna dello sciamano. Usiamo l'arma, se no è brutto, dai. Dove cazzo dormi tu qua? La tua gente è libera, amico. Hai prevalso, così sia. Hai dimostrato di essere un alleato degli scavi. Ti ringrazio tanto, amico. Saranno dunque i tuoi. Ora cosa facciamo? Hai liberato la pietra dei venti e spezzato il maleficio su questo. Forse puoi fare lo stesso per il resto di Solstheim. Dubito che potrebbe arrivare. Non posso aiutarti. Qui nessuno ce l'aveva mica.
non sembra riguardare il culto del drago. Era un oggetto oscuro. Venne da noi tempo fa con domande. Ti assomiglia a cavorchetta alla grande, allora. Credo che la sua conoscenza riguarda. Vai a cercarlo verso suo. E fai attenzione, sangue. Vabbè, gli diamo tutte queste cose. Era molto simile a quello che hai trovato. Ok, gli diamo tutte queste minchiate. Purificare le altre. Sì. Ma potresti pure. Non. Come tu. Capisco. Qual è il tuo ruolo? Vabbè. Allora, ragazzi. Abbiamo finito la missione che non mi ricordo come si chiama. Aspetta che va, trovo. Il destino degli Skull, ce l'abbiamo fatta. E quindi anche questo video può essere considerato finito là. Ragazzi, iscrivetevi, mettete mi piace, commentate il video quando volete. E ci vediamo al prossimo video. Ora vado via perché arriva la polizia. Ciao ciao. Ci portano via, arriva la polizia e ci portano via, arriva la